stabilimento siderurgico dell'Ilva di Taranto è stato una madre e una matrigna insieme per la città. Ha rappresentato un fattore importante di crescita economica e di sviluppo anche sociale tra gli anni 60 e gli anni 90. E poi, con l'esplodere della questione ambientale, ha rivelato tutto il suo volto, lo dicevamo, di matrigna, perché il suo impatto sul territorio tarantino è stato devastante negli anni e ha causato quel grande problema di salute pubblica che poi si è tradotto in centinaia e migliaia di morti e di malati per ragioni legate all'inquinamento. Sono un giornalista sportivo che è nato su questo quartiere e che qui, su questo campo, ha inseguito il sogno fanciullo di diventare un calciatore. Qui, 40 anni fa, si formò una squadra che partecipò alla Coppa Natale dell'epoca, che il parroco vestì inopinatamente di grigio. Grigio è il colore dominante di questo quartiere che è drammaticamente a ridosso del centro siderurgico. L'epopea breve della Labor rivive in Ilva Football Club, il libro che poi si è imbattuto in storie ben più grandi, appunto quelle dei calciatori operai che hanno lasciato la loro giovinezza al Tamburi Vecchio, un campo ora murato dove è impossibile giocare, e che respirando quell'aria e calpestando quel terreno, senza saperlo, hanno in pratica finito di vivere. Mi chiamo Antonio Cavallo, soprannominato Ciccio Cavallo. Sono uno dei tanti ragazzi sopravvissuti negli anni 70 a questa malattia che si è divulgata sul quartiere, cioè praticamente il cancro. Noi giocavamo, diciamo, il Maracanã del quartiere Tamburi, sarebbe il Tamburi Vecchio, però inconsciamente non ci rendevamo conto che stavamo giocando a ridosso di questo mostro industriale che non faceva altro che inquinava l'aria. Per giunta, quando c'era un vento di tramontana, noi uscivamo dallo stadio pieni di nero, con tutta questa polvere che avevamo immagazzinato, senza renderci conto di che materiale era fatto. Mio compagno di squadra, un certo Alberto Casile, prima degli allenamenti avevamo un diverbio, ci facevamo una mezza cazzottata così, però fummo divisi, però rimase un cruccio tra me e sto ragazzo qua, che ce lo portammo per tutto il campionato. A noi ci bastava la Polisportiva Ionica, bastava un pareggio per arrivare alle finali e fare lo spareggio. A un certo punto sto Alberto Casilla prende una palla dal centrocampo, scarta il primo, il secondo e il terzo, arriva sulla linea laterale, fa un traversone, io che avevo seguito l'azione, salto in elevazione, colpisco di testa, metto la palla in rete, 1-1, gli spareggi sono assicurati, ma lì l'abbraccio con quest'amico, che non ci avevamo mai parlato nel corso del campionato. Fu un abbraccio talmente forte che scoppiamo a piangere tutte e due. Siamo rimasti amici per tanti anni. Prese posto lì dal sedere, purtroppo, mio malgrado, è venuto a mancare lui e purtroppo sono stato costretto a portarlo sulle spalle fino alla porta del cimitero. Maledetti, di pace e di ignoranti che avvelenano la terra mia. Non me ne faccio niente. Degli sordi wesci, io mangio frisera de cigeri e tria. Per sempre maledetti, politici e corrotti. Il colore rosso segna tutto il quartiere Tamburi, è la polvere minerale.
e si può vedere anche al cimitero, sulle lapidi dei morti, sulle lapidi dei calciatori morti, color cipria, la cipria rossa della polvere minerale, quella usata all'Ilva, quella che soffoca il quartiere Tamburi. La mia città che adesso chiede aiuto, l'hai aiuto.